seconda domenica di Avvento e la parola oggi ci offre un messaggio straordinario che possiamo racchiudere nell'espressione conversione. Questa parola conversione oggi è diversamente usata. La ritroviamo nel linguaggio finanziario, economico, conversione di investimenti, di capitali. La ritroviamo anche nel linguaggio industriale, ma la sua accezione originaria la ritroviamo nel messaggio biblico. È una delle prime parole che Gesù dirà nel Vangelo, così come è riportato nel Vangelo di Marco: convertitevi. Ma oggi l'invito alla conversione è rivolto ai giudei da Giovanni Battista, che predica lungo il Giordano un battesimo di conversione. Un battesimo di conversione per preparare il popolo alla venuta del Messia. Infatti Giovanni Battista richiama attraverso la sua predicazione quanto il profeta Isaia già nell'Antico Testamento aveva preannunciato. Il profeta Isaia aveva annunciato che nel deserto, in un luogo cioè particolarmente caro alla tradizione biblica, bisognava preparare la via del Signore. E questa via al Signore che viene deve contemplare un'azione di riconciliazione, un'azione di smussamento di ogni difficoltà. Ma in concreto noi sentiamo il bisogno della conversione, o siamo così abituati ad una vita cristiana fatta di ciclo liturgico, fatta di osservanza morale, fatta di tradizione popolare? Abbiamo bisogno di conversione. In modo particolare abbiamo bisogno di conversione da quella veduta riduttiva della nostra vita cristiana e soprattutto da quella sequela scontata del Maestro. Il Natale del Signore ci invita a convertirci recuperando la bellezza della sequela. Se vogliamo incontrare il Signore, dobbiamo eliminare quei burroni che sono dentro di noi, che ci fanno precipitare nelle maglie dell'egoismo, nelle maglie della superbia. Dobbiamo far sì che quei monti che innalziamo siano abbassati, quei monti del nostro orgoglio siano abbassati, perché possiamo preparare una via al Signore che viene. Ma il Signore che viene ci chiama ad andare incontro a Lui. Il Vangelo di questa seconda domenica termina con un annuncio straordinario: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Nella sua accezione originale del testo greco, ogni carne vedrà la salvezza di Dio, cioè la liberazione di cui parlavamo nella prima domenica esige questa conversione, questa apertura del cuore, il cuore nuovo, perché ognuno di noi faccia l'esperienza di una salvezza integrale, di una salvezza totale. Ecco perché andare incontro al Signore per noi significa ravvivare ancora di più la nostra speranza, perché l'incontro col bambino a Betlemme per tutti costituisca l'inizio di una vita nuova. Buona domenica.